Sì, oggi presentiamo una ricerca che racconta 50 anni di trasporto aereo, 50 anni di presenza delle infrastrutture aeroportuali italiane, da cui si vede chiaramente che gli aeroporti sono uno dei perni più importanti dello sviluppo del nostro paese, lo sono stati dai primi anni 60 in avanti, lo sono tuttora, ma soprattutto lo saranno per il futuro. Questo è vero in tutte le realtà territoriali, ma in modo particolare è vero per la Sardegna, dove il raccordo con l'area vasta, quindi con le università, con le camere di commercio, con le istituzioni locali, diventa sempre più importante. L'aeroporto da solo ha poco significato, come il territorio senza aeroporto rischia di non avere quel ciclo di sviluppo che invece è necessario. Allora, ringrazio tutti per essere qui. Do la parola al dottor Maia che vorrebbe salutarvi. Buonasera. Sono Mauro Maia, sono presidente di questo, indegnamente presidente di questo bel aeroporto. Come sapete, F2I ha comprato tramite un aumento di capitale il 72% dell'aeroporto di Reggio a fine di dicembre dell'anno scorso, e quindi siamo da un po' di tempo azionisti di maggioranza e siamo lieti quindi di cercare di sviluppare questo aeroporto. Una delle iniziative che abbiamo fatto quest'anno per incrementare i passeggeri è quella di fare l'assemblea di Assoroporti qui, e quindi voi siete oggi registrati come passeggeri, quindi è sicuramente un'iniziativa. Spero di ne faremo delle altre insieme al dottor Peralda, in modo tale da riportare il traffico di questo bell'aeroporto a misure, a numeri un po' più importanti di quelli che sono oggi. F2I indirettamente contribuisce, come sapete, a questa associazione in maniera importante, Molto perché insomma, indirettamente tramite Napoli, tramite Torino e tramite Milano e oggi anche tramite Alghero. Siamo membri sicuramente tra i più affezionati di questa associazione. Quindi siamo lieti oggi di aver ospitato l'assemblea di Assoroporti qui e di avere il presidente qui con noi, e quindi aprirei oggi i lavori e darei la parola al presidente. però un applauso si può fare. Se non avessi il microfono lo faccio anch'io perché, e poi dico due cose. A parte che è importante che ci siano investitori come F2I in un settore come il nostro, che è un settore in espansione, poi dirò due cose. Ma io sono grato a F2I perché quando sono arrivati a Napoli, che era un aeroporto che per delle ragioni che io non sto a dire, è uscito dall'associazione, invece poi grazie al lavoro di F2I, che spero ha un po' di considerazione verso quello che cerchiamo di fare tutti insieme, sono rientrati riunendo, diciamo così, tutta l'associazione che di fatto con questo è diventata rappresentante di tutti gli aeroporti italiani. Quindi sono grato perché sono investitori nel nostro settore, sono grato per quello che hanno fatto e sono anche molto, sottolineo molto quello che ha già detto il dottor Maia, cioè che indirettamente, ma praticamente direttamente, sono presenti in buona parte degli aeroporti molto importanti italiani che aderiscono alla nostra associazione. Quindi aumentano i motivi di ringraziamento e di Grazie. stima. E devo ringraziare l'idea che ha avuto il dottor Peralta, che è stata veramente intanto un ospite straordinario anche nelle piccole cose del wifi, cioè la delicatezza si vede sotto tutti i punti di vista, e quindi siamo molto contenti di essere qui. Io devo dire, ho visto la trasformazione di questo aeroporto, perché frequentavo in anni un po' lontani la Sardegna e anche l'aeroporto di Alghero, e veramente ho visto un altro mondo. Quindi complimenti, e anche di questa iniziativa, adesso la faccio breve. Noi abbiamo vissuto anni molto difficili, tutti li abbiamo vissuti, e sapevamo che il nostro era un settore che aveva delle potenzialità, ma queste potenzialità erano inespresse perché c'era un blocco. Il blocco si chiamava una volontà politica erronea, sbagliata, contraddittoria, non consapevole, che pensava di salvare la compagnia di bandiera bloccando gli aeroporti.
e quindi abbiamo avuto un blocco che di fatto è durato 10 anni e che faticosamente, non fatemi ripercorrere le strade, siamo riusciti a recuperare. E una volta che siamo diventati, con tanti ancora problemi, non è che non ci sono i problemi, un sistema che funziona perché ci basa su una remunerazione, diciamo, di politica dei costi e quindi degli investimenti, e che quindi con disposizioni europee, ma comunque che riesce a fare la propria politica di un settore che non è un monopolio, perché ormai la competizione anche tra aeroporti è un fatto scontato. Ecco, noi abbiamo tutti insieme, ognuno per la sua parte, ognuno con le sue dimensioni, ognuno col suo territorio, ma abbiamo fatto passi molto significativi, e dove siamo ne è una prova.